Appuntamento con la mountain bike domenica prossima a Cerignola. La pista della città ofantina ospiterà il Challenge dell'Amicizia, evento dedicato alle categorie giovanissimi short track. La gara è organizzata dalla scuola di mountain bike Vito Di Ciolla, con il patrocinio della Federazione Ciclistica Itai e del Comune di Cerignola. Un evento molto importante è dedicato ai giovani ciclisti, che gareggeranno nell'ambito del circuito regionale. La pista cerignolana si conferma con questo evento un impianto all'avanguardia, che sarà teatro di questo importante appuntamento, che vedrà giovani atleti provenire da tutta la regione. A margine della presentazione abbiamo ascoltato il presidente della scuola di mountain bike, Vito Di Ciolla, che ha fatto il punto sull'evento. Domenica accoglieremo comunque dei bambini dall'età di 7-12 anni che verranno a svolgere una gara di short track. Short track sarebbe un circuito piccolo che viene svolto solo o meglio, non solo, viene svolto in periodi un po' più freddi, principalmente perché proprio per promuovere la bicicletta anche nel periodo invernale, perché nel periodo invernale non si può fare un grande carico di forza in bicicletta e quindi hanno studiato questo percorso chiamato Short Track, e il Challenge dell'Amicizia che hanno realizzato già da vari anni, sono nella quarta edizione e sta andando bene. Quindi domenica accoglieremo varie categorie dai G1 ai G6, dai 7 ai 12 anni, ripeto, e che faranno dei circuiti con breve distanza, in modo tale da promuovere ma tenere sempre in forma i ragazzi e tenere sempre attivo lo stimolo del ciclismo. Ci sono sia dalle categorie giovanili che esordienti allievi, stiamo preparando un team che nel 2019 sarebbe il nostro futuro. Quindi adesso siamo in preparazione, ci sbilanceremo di più nel 2019 per la nuova squadra di esordienti allievi con i giovanissimi. Anche perché noi il periodo settembre-ottobre sarebbe il nostro periodo di iscrizione della nostra scuola di ciclismo e siamo in una fase transitoria. Ci vedremo da subito per marzo-aprile per i primi risultati.